Lancia, DPV, Luca Zaia, Vicenza conoscono la situazione, risparmiatori a Roma, rimborsi da sogno. Lotta a droga e degrado, il sindaco di Schio presenta il suo piano per ripulire la città. Eliminata la discarica di via Schiavo a Vicenza, vittoria di Rete Veneta. Fatta a Vicenza il nuovo censimento, l'assessore rassicura, per quanto riguarda i Rom tutto sotto controllo. Reddito di cittadinanza, dopo la bocciatura dei mercati internazionali, il test del mercato di piazza. Nordafricano espulso per terrorismo, era detenuto nel carcere San Pio X di Vicenza. Questo è TG Vicenza, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Lo avete sentito dai nostri titoli, apriamo il telegiornale questa sera con il crack della Banca Popolare di Vicenza. Ci sono oggi tante novità, ma cominciamo dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che commenta la sentenza della Cassazione che ha bocciato il trasferimento del processo a Trento. Sentiamo. Le sentenze dei tribunali io non sono abituato a discuterle, ne prendiamo atto, penso che a Vicenza hanno una marea di carte, di pacche, di scartoffie, le avranno lette, le conoscono anche la vicenda, quindi penso che saranno anche in grado di affrontare il tema. Intanto oggi le associazioni dei risparmiatori colpiti appunto dal crack della Banca Popolare di Vicenza sono andati a Roma, precisamente al Ministero dell'Economia e della Finanza, dove hanno ricevuto rassicurazioni sui rimborsi proprio da Roma. Alla fine dell'incontro ci hanno inviato il video che vediamo insieme. Siamo tutte le associazioni felici e contenti perché il cambiamento epocale c'è e ci sarà, i risparmiatori prenderanno un acconto del 30% e coi conti dormienti che sono loro di diritto verranno rimborsati con rimborso da sogno grazie al cambiamento, e saremo sempre con questo governo che sta dando veramente una svolta al futuro di tutta Italia. Cambiamo argomento, combattere la droga su più fronti, all'appello del sindaco di Schio. Sentiamo. Spargere sale per fare in modo che il mercato della droga non cresca. Ho utilizzato questa frase che richiama come i romani sparsero il sale sulla città di Cartagine dopo averla conquistata nell'ambito della terza guerra punica. È un messaggio molto forte e duro, ma che chiama a raccolta tutti. Walter Orsi, il sindaco di Schio, ha dichiarato guerra al degrado sul suo territorio provocato dal mercato della droga. Non solo per gli effetti diretti sui consumatori, ma soprattutto per il mondo dello spaccio, che genera sacche di illegalità e violenza sempre più ampie in città. Una grave minaccia contro il rispetto dell'ordine pubblico e del vivere civile. Due anni di lotta serrata contro gli spacciatori ha già portato importanti risultati, decapitando la testa di alcune organizzazioni. Adesso ci troviamo a far fronte alle cosiddette seconde file, cioè coloro che erano un po' gli scagnozzi di queste teste. Una guerra che va però combattuta su più fronti. Se si vende molta droga vuol dire che ci sono molti che la comprano. Da lì l'appello a tutti, in modo particolare ai genitori, alle famiglie, di un maggior controllo anche nei confronti dei loro figli. Per non essere isolati nel combattere lo spaccio, il sindaco ha chiamato a raccolta i colleghi dell'area tienese e valdagnese. Ci troveremo già la settimana prossima per deliberare insieme, come consigli di amministrazione che rappresentano appunto i consorzi di polizia locale, insieme ai sindaci maggiormente rappresentativi, un documento da inoltrare al Ministero dell'Interno per chiedere appunto l'insediamento di un commissariato di polizia. A Schio c'è già una struttura pronta per accoglierli. Oggi con le nostre telecamere siamo tornati a Bertesinella, precisamente in via Schiavo, dove abbiamo affiancato i cittadini nella battaglia per eliminare una discarica abusiva. Le immagini della vergogna. Vicenza, via Schiavo, è il 3 luglio di quest'anno quando i residenti di Bertesinella chiamano Rete Veneta. Noi andiamo sul posto e ci troviamo di fronte questa scena. Un parco pubblico sporco con una distesa di erba alta, un vecchio cartello e poi una discarica a cielo aperto. Qui è da diversi anni che noi abbiamo interpellato sia il Comune, AIM e vari organi competenti per vedere di riuscire a eliminare questa discarica che, come potete vedere, è
a cielo aperto. Che tipo di risposta hai avuto da IEM? Nessuna risposta, né dal comune né da IEM. Nessuna risposta, e allora ce ne siamo occupati noi di Rete Veneta, che abbiamo attivato la nuova giunta comunale di Vicenza e immediatamente il giorno dopo abbiamo ottenuto che fossero rimossi i rifiuti, con grande gioia dei cittadini che hanno trovato Rete Veneta al loro fianco. Grazie, grazie, grazie per il lavoro di tutto. Speriamo che non dovete più intervenire per queste cose. Certo, avete fatto un buon lavoro. Bene, quindi da cittadino vicentino non posso far altro che ringraziare. Restava però da rimettere a posto il parco e da abbattere il vecchio fabbricato dove venivano abbandonati i rifiuti. E così eccoci ad oggi. E voilà, indovina le differenze. Lo facciamo con l'assessore al territorio Lucio Zoppello. Buongiorno assessore. Allora, beh, le differenze sono abbastanza evidenti, eh? Sì. Il cartello nuovo, come promesso, lo sfalcio dell'erba e soprattutto l'eliminazione del manufatto improprio che prima esisteva su quest'area. Allora, tutto bene quel che finisce bene, tra l'altro proprio oggi. Che giorno è? San Francesco? Esatto, oggi è San Francesco e quindi un pensiero, sicuramente un augurio anche al nostro sindaco, che però la cosa comincia a essere un po' singolare, perché abbiamo Francesco come sindaco, Francesco sarà probabilmente presidente della provincia, abbiamo Francesco Papa, abbiamo Francesco patrono d'Italia, certo che vengono lasciati pochi posti agli altri. Insomma, una giornata sicuramente straordinaria in cui ci regaliamo e regaliamo a Vicenza, come richiesto dai cittadini, un parco completamente riqualificato. Quindi missione compiuta? Assolutamente sì, missione compiuta. Missione compiuta. E adesso vediamo insieme il tema del nostro TG Linea Aperta. Cosa non va davanti a casa vostra? Fatelo sapere al sindaco. Aspettiamo tutte le vostre segnalazioni all'indirizzo mail, al numero che state vedendo appunto nella nostra grafica. A Vicenza parte il censimento delle famiglie, cambiano le modalità rispetto a quello che veniva gestito invece dall'Istat. Cambia rispetto agli anni passati, il censimento che veniva fatto ogni 10 anni, Istat invece lo fa in maniera permanente ogni anno. La rivoluzione del censimento, cancellato quello che ogni 10 anni veniva curato dall'Istat, ora parte quello permanente. Ogni anno a rotazione saranno indagate le famiglie di un campione che verrà individuato. Obiettivo quello di avere una fotografia dettagliata di come se la passi la popolazione. Previste due distinte modalità, interviste frontali e questionari online. Tutti saranno avvertiti per tempo, riceveranno le lettere che annunceranno le visite degli intervistatori, avranno la possibilità di chiamare in comune per avere un nuovo appuntamento. Le prime 900 famiglie sarà un porta a porta, sono 16 censitori del comune di Vicenza che passeranno famiglia per famiglia muniti di cartellino e timbro, mentre le altre 1414 potranno fare online attraverso un questionario che sarà consegnato in questi giorni appunto dai censitori. Niente a che vedere, spiega l'assessore, con il censimento dei Rom annunciato da Salvini. Sul punto chiarisce l'assessore che anche il segretario cittadino del Carroccio dovrà essere il governo a decidere, anche se a Vicenza l'attenzione sul tema è già alta. Ma la situazione a Vicenza è su due campi, è storica, consolidata da questo punto di vista e con altre famiglie che girano per la città. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di normalizzare la situazione ed evitare che ci siano situazioni sgradevoli come accadeva negli anni passati con nomadi che sostavano all'interno di quartieri o di parchi cittadini. E mentre il governo continua a discutere del reddito di cittadinanza e delle relative coperture finanziarie al mercato di Vicenza, i cittadini hanno già le idee chiare. La gente, avendo più soldi, spende di più, per cui mette in circolo il movimento, l'industria, il lavoro, i consumi, eccetera, eccetera. Contro è che probabilmente se la prendono comoda. Reddito di cittadinanza e mercato cittadino, tutti pronti a mollare il lavoro per percepire il sussidio, tutti pronti a gettare la spugna in nome dell'assistenzialismo, guai a parlarne nell'operoso capoluogo berico. Cioè, secondo me ti è dato a fare e basta, cioè, non so, lo vedo come gente che non vuole impegnarsi, quindi... Sarebbe una sconfitta per te prendere il reddito di cittadinanza? Sì.
In pochi difendono la misura, per lo più commercianti, che sperano in un rilancio dei consumi. Può essere utile affinché nel caso in cui il reddito di cittadinanza venga focalizzato ai consumi, cioè del tipo ti do i soldi affinché tu li vada ad usare per spendere nei consumi, ma poi bisogna vedere a che consumi si va a riferire. No, non sono nella categoria delle persone che ne hanno diritto, quindi non fa per me. Dipende dal, secondo me, dalla persona e dalla voglia comunque di mettersi in gioco della persona stessa, anche quello comunque penso che entri in gioco. Il reddito di cittadinanza deve andare a chi ha bisogno di mangiare, chi ha bisogno di mantenere i figli, chi ha bisogno di mantenere i padri, i genitori. Io ho esperienza, i genitori vanno accuditi e con le pensioni basse il reddito di cittadinanza può essere un aiuto. Trovo il tutto abbastanza utopistico e del tutto fuori realtà. Insomma, chi non è in pensione spera comunque di trovare un lavoro. Del resto, non può certo essere lo stipendio l'unica gratificazione. Non interessa niente a me, il lavoro e basta, vado avanti così. Devo sempre lavorare. Apriamo adesso la pagina della cronaca. Era in carcere al San Pio X di Vicenza, un tunisino è stato espulso per terrorismo. Espulsi per vicinanza agli ambienti dell'estremismo islamico, due tunisini e un egiziano sono stati accompagnati nei loro paesi. Uno di loro era detenuto nel carcere San Pio X di Vicenza. Il Viminale, con una nota, fa sapere che il nordafricano detenuto a Vicenza era parte di un sodalizio attivo nella divulgazione del messaggio radicale. Di indole violenta, aveva tentato di evadere per ben due volte e si era distinto per avere una spiccata capacità di influenzare gli altri detenuti, sui quali esercitava il suo forte carisma. Alla notizia dell'attentato compiuto nel settembre del 2017 nella metropolitana di Londra era stato notato raccogliersi in preghiera in un orario per lui inusuale, tale da far ritenere il rito una sorta di compiacimento per l'attacco terroristico. A oggi in Italia sono 332 gli stranieri espulsi dal gennaio del 2015, di cui 95 nel corso di quest'anno. L'ennesimo caso di profughi che spacciano droga, questa volta i carabinieri hanno denunciato due richiedenti asilo a Noventa Vicentina. Noventa Vicentina, arrivano dalla Nigeria e dalla Guinea, hanno poco più di 20 anni e sono richiedenti asilo. Hanno trovato spazio con l'accoglienza diffusa in due abitazioni del paese. Ci sono però delle segnalazioni che indicano i due profughi come pusher, fornitori di droga ai giovani della zona. Per questo i carabinieri di Noventa iniziano le indagini, gli investigatori osservano e controllano i due migranti e acquisiscono riscontri che non lasciano dubbi. Così scatta il blitz, col supporto del nucleo operativo dei carabinieri di Vicenza e di un'unità cinofila, vengono perquisite le abitazioni occupate dai profughi. Nell'occasione i militari trovano tre involucri in cellophane contenenti 2 grammi di marijuana che viene sequestrata. I due richiedenti asilo sono stati denunciati per spaccio di droga. Un pentito di Camorra è accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia, a metà febbraio sarà processato. È una vecchia conoscenza della giustizia in quanto pentito di Camorra, ma ora per lui sono arrivati nuovi guai e l'accusa questa volta non riguarda gli affari. È stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver violentato per anni la figlia, che ha trovato il coraggio di raccontare alla mamma quel che succedeva. Il giudice, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, lo ha mandato a processo. Lui è un 48enne napoletano, oggi in carcere in Campania. I fatti contestati dalla procura sarebbero avvenuti tra il 2008 e il 2015. All'epoca l'uomo, che si trovava sotto protezione, viveva in provincia di Vicenza. La presunta vittima, oggi ha 21 anni, e le molestie sarebbero iniziate quando ne aveva poco più di 10, a metà febbraio, la prima udienza. Mattinata di passione lungo l'autostrada A4, un mezzo pesante ha perso parte del suo carico. 11 km di code in A4 e disagi al traffico anche lungo la A31 con rallentamenti di 4 km per l'immissione in direzione Milano. Mattinata di passione lungo l'autostrada Torino-Venezia per un incidente avvenuto tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Milano. Un tamponamento tra due tir ha provocato il rovesciamento di un carico di mais di uno dei due mezzi pesanti coinvolti nell'incidente. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma per liberare la carreggiata ci sono stati dei
dei rallentamenti in pochi minuti. Le ripercussioni hanno interessato anche la viabilità ordinaria. La carreggiata è stata liberata verso le 10, ma per far completamente defluire il traffico è servita oltre un'ora. E adesso parliamo della Basilica Palladiana, vediamo insieme che cosa succederà ogni fine settimana fino al 18 di novembre. Spettacolo moderno su muri antichi e pieni di storia. Sulle pareti della Basilica Palladiana, proiezioni di videomapping dal giovedì a domenica sera fino al 18 novembre. Ecco alcune foto che ci hanno spedito i nostri telespettatori. Uno spettacolo inedito e suggestivo che sottolinea l'architettura del capolavoro architettonico di Andrea Palladio con un coinvolgente sottofondo musicale. Vicenza-Pesaro, domenica, partita considerata a rischio e dalle 12.30 scatteranno i divieti. Il calendario la indica come una delle partite più calde dell'anno e per questa ragione LR Vicenza-Virtus contro Vis-Pesaro in programma domenica 7 ottobre alle 14.30 sono già scattati divieti e misure straordinarie. Il Comune, su richiesta della questura competente per l'ordine pubblico, in aggiunta alle limitazioni del traffico che coinvolgono le vie circostanti allo stadio quando i biancorossi giocano in casa, ha disposto anche la chiusura di via Bassano e via Spalato a partire da 2 ore prima dell'inizio della competizione, quindi dalle 12.30. L'accesso alle 2 strade, oltre a quelle chiuse in via ordinaria, sarà sempre garantito ai residenti e agli esercenti. Sempre su richiesta della questura è stata disposta anche un'ordinanza che limita la vendita e la somministrazione di bevande da asporto con contenitori in vetro, previste sanzioni fino a 500 euro. Questa sera torna l'appuntamento con Focus a partire dalle 21.15, ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli, Stefano Bonaldo, Agustin Breda, Marco Della Pietra, Laura Puppato, Alberto Ruggine e Alberto Villanova. Mandate come sempre numerosi i vostri sms. Da Vicenza è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Tempo ben soleggiato per gran parte della giornata, salvo parziali annuvolamenti dal tardo pomeriggio sera. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo le minime. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it.